Lui è Kimbo, arrivato a 5 mesi. L'avevamo pubblicato a 3 mesi d'età e nessuno l'ha richiesto. Purtroppo il povero Kimbo è capitato in estate qui in canile. E in estate si sa, le richieste di adozione non arrivano. Lui è nato in campagna, la mamma ne aveva messi al mondo 8 e quando finalmente si è liberato un posto in canile, un box per prendere questi cuccioli, 3 erano scomparsi e noi abbiamo pensato che li avesse presi qualcuno per, non certo per tenerli bene. Perché qui purtroppo è così, prendono i cani, li lasciano in campagna senza cure e poi alla fine o spariscono o mangiano bocconi avvelenati, insomma non vivono a lungo. Quindi su 8 cuccioli, che erano 5 soltanto, sono stati fortunati. Ma vedremo poi fino alla fine se è stata una fortuna per loro essere presi qui da noi. Perché il rischio di rimanere e di diventare grandi c'è per loro. Hanno 5 mesi, dicevamo adesso, non hanno più l'aspetto di cucciolotti teneri. Inoltre sono molto molto vivaci. Infatti Kimbo è anche lui uno scatenato come i fratellini. Avrà bisogno di una famiglia molto dinamica, diciamo, che lo porti a correre almeno una volta al giorno. Potrà anche vivere in appartamento, perché no? Però deve poter fare moto quotidiano. Infatti lui è un derivato cane da caccia, la mamma era una pointerina più o meno ed è stata adottata, fortunata la mamma, perché è stata la prima ad andare in famiglia. I piccolini niente, nemmeno uno. Povero Kimbo, speriamo l'adottino presto, speriamo non debba diventare proprio adulto qui in canile. Kimbo, non posso far altro che augurarti buona fortuna. Ciao piccolino, fa tanto caldo oggi. Ciao.